ragioni che sono maggiormente toccate dall'inquinamento del Padania, per così dire. È un lavoro importante sia dal punto di vista tecnico che politico. Dal punto di vista tecnico abbiamo fatto insieme alle strutture tecniche di ogni regione un esame molto approfondito sulle fonti di inquinamento. Dal punto di vista politico stiamo tentando di omogeneizzare la governance del processo, cioè avremo quattro piani di qualità dell'aria approvati dalle quattro regioni che si parlano fra di loro e azioni comuni che saranno definite in un protocollo d'intesa firmato dai quattro presidenti del Ministero dell'ambiente in occasione del G7 a Bologna il 9 di giugno, aggiuntiva ai piani, in maniera che ci sia un'azione coordinata sia nelle azioni che nei tempi da parte di tutte le regioni. Penso che questo sia una buona risposta ai cittadini da una parte e anche all'Unione Europea che per far vedere gli sforzi che stiamo facendo, che sono molto molto forti. Ecco, voi avete dalla vostra alcuni anche importanti centri di ricerca che stanno lavorando da anni su questo problema. Quali sono le strade principali che secondo lei bisognerà imboccare? Guarda, intanto io ci tengo a dire una cosa, non è che questi anni sono trascorsi in vano, eh. Noi in questi anni, non lo dico solo per il tempo in cui io sono stato ministro, anche prima, la qualità dell'aria è migliorata, ma non siamo ancora soddisfatti dei risultati ottenuti, quindi vuol dire che il lavoro anche tecnico sta producendo un effetto positivo. Conosciamo bene quali sono i settori su cui dobbiamo intervenire, sono il riscaldamento, sono il traffico, il trasporto e dell'agricoltura, sono questi i cespiti sul quale dobbiamo continuare con una programmazione, perché una cosa che non si fa dall'oggi al domani, una cosa che richiede tempo, che richiede anni, e più programmazione abbiamo e meglio è. Sono questi i cespiti su cui dobbiamo intervenire. Si punterà di più su incentivi, cioè su incentivare le tecnologie e le scelte anche economiche, che potranno ridurre l'inquinamento atmosferico sia nel traffico sia nei riscaldamenti, cioè in tutto il settore energetico anche, oppure si dovrà, inizialmente ricorrere, a sistemi invece di riduzione proprio? È un mix fra le cose, non c'è un intervento che risolve, se ci fosse l'avremmo già fatto. Bisogna intanto incentivare l'uso delle nuove tecnologie. Negli impianti di riscaldamento oggi abbiamo degli impianti che hanno dei risparmi ai fini delle emissioni molto molto forti, allora bisogna spingere a utilizzare sempre di più questi impianti, così come alcuni mezzi di trasporto ai fini proprio delle polveri sono preferibili rispetto all'altro. Allora bisogna incominciare ad andare verso l'utilizzo di questi, ci si va, come dicevo prima, con una programmazione, con gli incentivi, con i divieti, no? Con una serie di interventi. Ecco, secondo lei, come tecnica di incentivazione è meglio puntare, su un'incentivazione di tipo finanziario, per così dire, o di detassazione, oppure su altre forme? Ma guardi, l'esperienza di questi anni ci insegna che la detassazione ha funzionato molto bene. Tipico esempio è quello dell'ecobonus. Poi vedremo in questi casi cosa è meglio utilizzare. Grazie, arrivederci.